La seconda è che gran parte di questo gruppo Fare Creatività che è rimasto qui in fondo verrà invitato ad ottobre alla prossima edizione di Innova. Cioè chi come Francesca, Nicola, Marco c'erano già lo scorso anno, vi inviteremo anche a questa edizione che anche con la collaborazione di FutureBank quest'anno faremo in modo più articolato con dei tavoli di lavoro e dei focus di approfondimento. Francesca, poi c'è Nicola e poi Federica, saluta. Bene, ringrazio Alessio di avermi invitato. Come diceva lui, io ero intervenuta anche all'edizione di Innova con un progetto che poi è stato messo a punto ed è stato poi messo a regime, diciamo così, grazie ad un bando della regione Emilia-Romagna. Io faccio parte, sono critico d'arte e curatore d'arte contemporanea, però faccio parte come collaboratrice di un progetto che si chiama Start Emilia, è un portale www.startemilia.it che ho messo a punto insieme ad altre tre persone, due appunto che lavorano nell'ambito dell'arte, del marketing e della comunicazione e un altro che è tecnico elettronico, e abbiamo deciso di creare questa sorta di startup, anche se in realtà di startup non si tratta, perché ci siamo uniti ad una realtà preesistente, un'impresa già esistente che è la cooperativa Capiria. Partecipando ad un bando, questo bando regionale, siamo arrivati tra i primi 100 che sono riusciti ad ottenere il finanziamento, abbiamo messo a punto questa piattaforma turistico-culturale, soprattutto per quanto riguarda il discorso della bassa reggiana e della zona di Reggio Emilia dove noi viviamo. La piattaforma che è www.startemilia.it ed è già online, e non so se si può vedere, praticamente è una piattaforma che vuole essere social, interattiva e quindi basata soprattutto sui social media, sull'interazione tra la realtà sia dei privati che della pubblica amministrazione, perché abbiamo visto che mancava soprattutto nel nostro territorio delle riunioni della bassa reggiana un collettore che unisse insieme quelli che sono gli eventi, i beni culturali di tutto il territorio, a volte ci sono anche beni culturali sconosciuti, poco valorizzati, e le imprese e le aziende, le piccole aziende riguardanti l'enogastronomia. Quindi la nostra piattaforma mette insieme sia tutte quelle che sono le risorse culturali del nostro territorio, sia vuole essere anche un collettore per quelli che sono gli eventi del nostro territorio. Proprio in merito a questo stiamo facendo degli incontri con le varie amministrazioni per fare delle convenzioni con le varie unioni in modo che inseriscano tutti i loro eventi, in modo che il turista, soprattutto quello che è il turista straniero, perché il portale sarà in due lingue, ma adesso c'è l'italiano, noi siamo online da febbraio, quindi da tre mesi, poi l'intenzione è quella di fare un portale anche in lingua inglese, proprio perché per quanto riguarda il turismo culturale, insomma adesso a livello internazionale ci si muove in questo senso, cioè un turista se non trova appunto una piattaforma web non si muove nemmeno a venire. Il problema proprio della bassa reggiana o della zona reggiana in particolare è proprio quello di attirare un tipo di turismo culturale di questo tipo. Quindi abbiamo fatto delle schede comune per comune, ogni comune per adesso dei cognoni della bassa reggiana e della pianura reggiana hanno una scheda con tutti i beni culturali che possono essere appunto collegati tramite Twitter e Facebook, in modo che uno possa insomma anche diffondere dal punto di vista social, e queste schede sono schede poi che noi abbiamo preso tramite i comuni, e quindi sono schede molto dettagliate che raccontano quella della storia del nostro territorio. Il nostro passo che vogliamo fare ulteriore è quello di coinvolgere anche le aziende, soprattutto quelle piccole aziende che magari non hanno il sito internet, non hanno la possibilità di avere un ufficio stampa, perché anche noi sotto il nome di Smart Emilia, come liberi professionisti, offriamo anche un certo tipo di servizi legati alla piattaforma, quindi la possibilità di avere delle app, la possibilità di avere dei siti internet per quelle piccole realtà che possono essere cantine, piccoli ristoranti, che poi potranno accedere alla piattaforma tramite dei pacchetti che stiamo mettendo a punto per presentarci agli aziende. Hai concluso i 5 minuti. Ok, perfetto.
Niente, vi invito tutti a vedere il nostro sito per interagire.